Il sistema sanitario nazionale è che il sistema sta affrontando molto bene anche nella mia regione, una regione di 6 milioni di abitanti con la capitale, dove i casi, come si è dimostrato, quelli che sono verificati, esistono e vengono presi in carico grazie a un'equipe straordinaria, alla sollecitazione quotidianamente di centinaia di verifiche, se non addirittura migliaia, che sono monitorate. Ora è il tempo della responsabilità anche individuale. Tutto il pianeta ha capito che il virus si contatta al contatto di persone troppo vicine e quindi è utile che nei comportamenti personali, senza aspettare sempre che qualcuno lo dica, ci sia più responsabilità. No al panico e sì alla responsabilità. Che vuol dire? Chi è raffreddato eviti, se possibile, di uscire, si limitino gli spostamenti, si limitino luoghi affollati, pubblici o privati, ci si lavi spessissimo le mani, si aumenti l'igiene pubblica nei luoghi pubblici, nei bagni privati, perché il virus lo si sconfigge assolutamente insieme, ripeto, con provvedimenti che sono e hanno permesso anche alla nostra regione, grazie al lavoro che abbiamo fatto, di contenere al minimo, per ora non c'è nessun cittadino romano in questo momento, 3 milioni e mezzo di abitanti, che ha contagiato il coronavirus, ma ora è anche il tempo dei comportamenti delle persone, perché non ci illudiamo che solo le regole risolvano i problemi, se tutti non capiamo che per alcuni giorni, forse alcune settimane, vanno cambiate anche le abitudini personali. L'ho detto ieri, per salutarci evitiamo di darci la mano, evitiamo di abbracciarci, salutiamoci da lontano, ci vogliamo ugualmente bene, non si offenda nessuno, perché è evidente che questa sarà una parte molto molto importante.